Allora, quella che avete visto come proiezione ortogonale è una lezione creata per un esame, secondo anno di biennio abilitante, nella prassi di un corso di storia dell'arte presso l'Accademia di Belle Arti di Catania. Risale all'anno 2007-2008. Cosa c'era stato proposto? Di analizzare, oltre che un aspetto, un concetto, le varie metodologie adottate, ma soprattutto nello sviluppo della lezione. Questi sono ovviamente i collegamenti alla presentazione che potete vedere nel link allegato in descrizione. Allora, sicuramente si fa sempre riferimento alle indicazioni ministeriali. Come è strutturata la lezione? Viene presentata la prima presentazione PowerPoint, dove c'è questo riferimento a scene, a vere porzioni laser, a studi azzurro, l'interazione del tappeto, tutto basato su quelle proiezioni laser. Successivamente si passa alla spiegazione della funzione, delle caratteristiche delle proiezioni ortogonali, tenendo conto sempre delle varie tipologie. Gli strumenti utilizzati nel momento dell'esame sono stati appunto la presentazione PowerPoint, che sarebbe la simulazione proprio della lezione, e AutoCAD. Qui AutoCAD non è stato realizzato il collegamento nella video lezione che ho creato per un problema logistico. Nella ricostruzione su AutoCAD c'era un esempio di oggetto ricostruito in tridimensionale. Il supporto cartaceo è quello realizzato con il lucido, dove ho cercato di ricostruire proprio materialmente la proiezione del punto nei vari diedri. Altra cosa che si può fare, che non è presentata nella lezione perché si vede solo negli approfondimenti, è fare un laboratorio sul concetto di proiezione psicologica, cioè staccare il ragionamento dal disegno tecnico e andare un po' sul piano della riflessione, visto che comunque l'attività viene svolta all'interno di licei, soprattutto licei scientifici, ma anche liceo artistici. Quindi si può proporre una riflessione anche che sulla dall'aspetto artistico e tecnico, anche su se stesse e sull'altro. Sicuramente poi si fa un accenno al discorso di vari tipi di proiezione, per esempio abbiamo visto nella medicina, nell'arte, per aprire una visione trasversale della lezione. La finalità sicuramente è mostrare il ruolo della rappresentazione della sua evoluzione storica e chiarire il rapporto con il complesso delle attività dell'uomo, sviluppare le capacità di utilizzare i principi, strumenti, metodi propri del disegno, delle sue varie forme, tecnologie. Quindi iniziamo con la storia delle proiezioni ortogonali e della geometria descrittiva, cioè dopo aver parlato della rappresentazione si parla della geometria descrittiva e si migliora così la consapevolezza e la percezione nei confronti degli stimoli che vengono dalla realtà, soprattutto nel momento in cui si fa riflettere il passaggio dalla rappresentazione 3D a 2D. Gli obiettivi sono sicuramente imparare a impiegare con proprietà i principi e i metodi della rappresentazione grafica e delle terminologie tecniche specifiche, che poi possono essere utilizzati come riferimenti per l'approfondimento dell'ambiente urbano, dell'architettura, oltre che dell'espressione artistica, la nomenclatura degli elementi e il ragionamento sulle proiezioni, conoscere le applicazioni principali delle tecniche informatiche ai diversi momenti, per esempio in quel momento era AutoCAD, ma se può essere anche Archicad o altri software che possono essere utilizzati per ricostruire lo stesso messaggio. Quindi analizzando il processo di ragionamento, la documentazione di questi elementi e i criteri per l'organizzazione delle informazioni. E poi l'uso di AutoCAD perché dove è concesso anche applicare materialmente quello che si è appreso con un dispositivo digitale, con un software appropriato. Nell'affrontare gli argomenti, le esperienze didattiche, il docente deve tener conto ovviamente di due diversi aspetti della creatività e della tecnica espressi e coniugati dal disegno. Devono essere cioè complementari, un continuo interscambio tra la capacità critica di analizzare l'aspetto creativo e l'aspetto proprio tecnico per cercare di stimolare quanto più possibile la realizzazione. Ecco perché viene presentato quel laboratorio di natura completamente diversa sulla proiezione di se stessi. A questo scopo sarà opportuno riallacciarsi al programma svolto nel biennio per quanto riguarda l'aspetto concettuale, per quanto riguarda tutto i termini, l'aspetto interpretativo e tutto quello che riguarda la vera e propria progettazione del disegno. Fare attenzione all'adeguata comprensione dei procedimenti di rappresentazione e quindi non solo grafici, senza venir meno delle esigenze della correttezza, cioè
bisogna vedere, verificare l'applicazione del ragionamento, tenendo sempre conto del disegno, ma in alcuni momenti, nella fase soprattutto iniziale, visto che il riferimento era la sperimentazione Brock, incoraggiare e allenare tutti gli alunni al gioco del disegno, lavorare più sulla motivazione che sul lavoro in se stesso, al quale si arriverà sicuramente successivamente con una maggiore sicurezza. Astrazione del concetto di proiezione ortogonale. Evidenziare e approfondire i rapporti tra queste realtà e il loro contesto, quindi per esempio abbiamo visto la proiezione geografica oppure la nascita della proiezione, la nascita del periodo storico, quali erano le caratteristiche culturali, tecnologiche e quali sono quelle invece attuali con le quali si relazionano, quindi storia delle proiezioni, proiezioni di oggi che erano proiezioni del 2007 ovviamente. Affidare i singoli ai gruppi di allievi sotto la guida specifiche esperienze di analisi, ricerca, si possono appunto promuovere degli approfondimenti per casa di natura tecnica ma anche di natura concettuale. Per esempio, negli approfondimenti io inserisco la persona ortogonale di un gabinetto, di una PSP, cioè per fare vedere, di motivare e spingere i ragazzi alla ricerca di queste tipologie di rappresentazioni. E per quanto riguarda invece la parte proprio culturale, quindi promuovere indagini per quanto riguarda la cultura materiale industriale, quindi l'evoluzione, quindi come si evolve l'aspetto prospettico, oltre che quello legato alla tecnologia, quindi per esempio lo sviluppo di software e i vari tipi di rappresentazione, quindi geometria descrittiva e le proiezioni di oggi e i vari software. Servizi ovviamente degli strumenti a disposizione per quanto riguarda l'aspetto informatico. Ausili didattici, AutoCAD, l'interscambio soprattutto fra le varie discipline scientifiche e tecnologiche, abbiamo visto riferimento addirittura alla medicina oppure anche all'aspetto linguistico, all'aspetto filosofico. Gli obiettivi di apprendimento sono eseguire elaborati a tema applicando proiezioni ortogonali, metodi di proiezioni ortogonali. E questa poi è tutta la struttura della ipotetica ODA, faceva parte di un modulo che andava dalle proiezioni ortogonali, civiltà mesopotamiche ed Egea, ecco perché c'era quel riferimento alle proiezioni ortogonali della Sfinge, quindi ci possono essere anche programmi come Voyager che può essere utilizzato come riferimento, sicuramente la lezione sono le vere e proprie proiezioni ortogonali, dopo la visione della rappresentazione c'è la vera esecuzione. Proposta di analizzato la classe, si deve fare un test d'ingresso per capire il piano cognitivo e conoscitivo, il livello comportamentale, se sono ovviamente se ci sono problemi a livello di attenzione, bisogna adattare, sappiamo benissimo, la programmazione in base a strumenti compensativi e dispensativi specifici per i vari casi. Sicuramente è necessario la conoscenza delle costruzioni delle figure geometriche, le proiezioni ortogonali, acquisite da scuola media, ogni ragazzo deve portare con sé due foto e questi servono di sé per il laboratorio sulla proiezione. Fasi della lezione, bisogna un PowerPoint di 10 minuti, spiegazione geometrica, laboratorio di proiezione, funzione su di me, su un altro piano parallelo, bella questa cosa di proiettare su un piano parallelo in se stesso, no? Quindi di due elaborati partendo dalla propria foto e foto del compagno per produrre la proiezione di se stesso in realtà altra, utilizzando colori, foto, collage, proiezione dei propri sentimenti sulla foto del compagno, elaborato grafico, poi viene incollato sulla parete, commentato, accompagnando una motivazione, può essere anche rielaborata a livello tecnologico, adattata ad una musica. Qui proponeva invece una cosa proprio pratica con la realizzazione di un filmato. Conclusione, poi distribuire il materiale per esercitarsi a casa e lì le proprie proiezioni, ricerca di informazioni su quanto abbiamo definito, addirittura si può andare oltre come proiezioni in amore, quindi per cercare anche di stimolarli e accattivarli un po' di più, proiezioni cinematografiche, proiezioni radiografiche, quindi questi sono gli spunti per un lavoro interdisciplinare. E poi tutto quello che abbiamo già detto, i vari tipi di conoscenze, funzionale geometrica, ortogonale, competenze acquisite nella metodologia critica, confrontare imposizione ortogonale astronometrica, conoscere la terminologia. È chiaro che la presentazione ovviamente fornisce l'aspetto contenutistico, per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico vero e proprio, quello è una fase successiva. È una lezione che
collega il concetto di proiezione ortogonale a altre tipologie di proiezione e prepara quello che poi è il laboratorio tecnico vero e proprio. Ricontinua appunto con i vari tipi di cose che sono state citate: impressioni laser, Schnitzer, studio azzurro, performance, metodo di Monge, geometria proiettile descrittiva, passaggio 2D a 3D, definizione di ortogonale, proiezione in geometria, sistema di Monge, proiezione psicologica e così via. Abbiamo visto i collegamenti interdisciplinari, c'era questo collegamento con Galileo per quanto riguarda studio azzurro, chimica, fisica, geografia, trigonometria e filosofia. I metodi sono stati quelli per la stimolazione del problem solving, del brainstorming, degli interventi, sui documenti, il potenziamento dell'intervento, della capacità, della partecipazione. I passaggi sono stati questi: abbiamo praticamente usato un PowerPoint, AutoCAD non è stato mostrato nel video, però c'era anche il supporto di AutoCAD, l'aspetto progettuale, laboratoriale e poi la presentazione come approfondimento. Quindi vedete, sono tutti strumenti che sono facili da ritrovare, ausili didattici, laboratorio cartaceo, poi, e quindi nel laboratorio è la parte un po' più pratica che mi fa mettere in gioco sia a livello personale che manuale. Poi ci sono gli approfondimenti che si possono proporre, poi costruzione con vera e propria definizione delle caratteristiche e poi valutare tutto quello che è stato rappresentato, gli interventi, le capacità di associazione, la capacità ovviamente tecnico-progettuale e poi sarebbe questa la struttura della lezione. Concludevo la presentazione con riferimenti all'allora normativa riferimento all'autonomia scolastica e buon lavoro.